L'architettura che è stata realizzata, come dicevo, è stata realizzata con un C Intel Xeon, con un Ubuntu, adesso è aggiornato con la versione del kernel dello spagnolo della 11.10, e con il VTables 1.4.10, sempre l'ultimo aggiornamento. L'altra affidabilità realizzata è di tipo Master Backup, poi vi spiego cosa significa. Viene configurata attraverso due software, come ho detto, ContractD e KibBeline, attraverso l'interfaccia. Andiamo a spiegare cosa vuol dire, poi ritorniamo sullo schema di layer 3. Cosa vuol dire l'interfaccia di un'altra? Cioè l'altra finalità. Vuol dire che il demone, il beline, che cosa fa? Sincronizza lo stato nella cosiddetta contract table, che vuol dire la tabella di routine. La tabella di routine contiene il stradamento per tutte le connessioni di rete che aggiungono, arrivano a quella macchina. La tabella di routine ovviamente viene generata dalla configurazione dei parametri di rete che vengono effettuati sull'interfaccia. Questa cosa fa? Quindi sincronizza la contract table e sincronizza in particolare l'external cache, che è la parte in cui vengono praticamente immagazzinate tutte le connessioni che arrivano sull'interfaccia e escono attraverso un'altra interfaccia. Che cosa succede? Questo demone che cosa fa? Si occupa in pratica della sincronizzazione di tutte le connessioni attive che arrivano sull'interfaccia di rete. Per esempio, l'utente A effettua un'apertura di una pagina google.it. Che cosa succede? Il pacchetto arriva su questa interfaccia qui, interfaccia ETH, per firewall, viene ruotato attraverso la sua tabella di routing, quindi con scrittura nella contract table, e viene ruotato e girato all'interfaccia ETH2 che si occupa di estradamento verso la parte esterna. Che cosa può succedere? Può succedere che una di queste interfacce, per esempio, per qualsiasi motivo vada aggiunta. Il demone se ne accorge e attraverso questa interfaccia ETH3 che cosa fa? Comunica all'altro firewall, quello di backup, che lui non è più attivo. Questo firewall che cosa fa? Attraverso un altro meccanismo del demone che vedremo in seguito, si fa carico di tutte le connessioni attive, ok? Sa attraverso la sua contract table quali erano queste connessioni attive e si occupa lui di distribuire sia verso l'oggetto chiamato che verso il chiamato. Il demone KibBeline gestisce le transazioni dal backup al master attraverso un meccanismo che vedremo in seguito che si chiama QRLP. Come dicevo, in caso di fallimento del master, il backup ne prende il posto ereditando nella tabella delle connessioni attive che non vengono più rigettate. Questo attraverso poi una regola del VTables che andremo a vedere, e quindi la transazione cosa succede? Viene erogata al cliente in maniera del tutto trasparente e non si accorge quindi che è andato giù il nodo del file. Vediamo come si configura come si configurano questi demoni. Allora, il demone contract viene installato banalmente con un comando su entrambi i firewall. Qui vedete come esempio solamente il tipo di firewall primario, con un comando sudo che sta per switch super user apt trattino che spazio install spazio contract d. Mi viene chiesto la password dell'utente super user, e qui non potete disabilitare questa funzionalità, la differenza che meno la dovete mettere, e si installa in maniera del tutto semplice ed automatica il demo. La stessa cosa viene fatta per l'installazione del demone KibBeline, con la stessa medesima istruzione. E anche l'interfaccia utente del framework NetFilter viene installato con la stessa istruzione. Per quanto riguarda Ubuntu, poi vengono installate in default in una dedicata cartella che vedete qui, devono essere copiate con questa cartella qui, etc contract d, in maniera tale che tutte le configurazioni possono essere poi editate secondo l'ambiente in cui ci si trova.
Allora, il file contractd.conf deve essere editato per dire qual è l'interfaccia di ascolto fra i due firewall, quella che si occupa della, dell'heartbeat, quindi della comunicazione fra i due nodi. Nel nostro caso, teniamo lo schema di layer 3, era l'NTH3 con, come vedete qui scritto, indirizzo 192.168.1.1 maschera 30 per quanto riguarda la, il primo firewall, quello che funge all'attività di master, e 192.168.1.2 per quanto riguarda il firewall di backup. Allora, qui viene detto, appunto, dicevo, quale interfaccia viene utilizzata per quanto riguarda il collegamento di dedicato. Poi gli viene detto, cosa importantissima, che vengono esclusi dal, diciamo, dal meccanismo di cache gli indirizzi locali, perché il contract D ha un, diciamo, cache della Italia, utilizza delle risorse di CPU abbastanza importanti, quindi vengono fatte delle configurazioni a livello dal daemon per impedire, diciamo, degli stagni del sistema operativo. Ovviamente vengono fatte le stesse tipologie di configurazioni cambiando gli indirizzi sul firewall di backup. Gli indirizzi sono questi qua, che vedete, diciamo, nella parte alla vostra destra, che sono gli indirizzi, i parametri P che servono poi, diciamo, a costruire la tabella di routing delle macchine. Poi